07 Motogp, Germania, Marquez, dedicata a Hayden. Rossi, più di così non si poteva fare. Vittoria e la nuova leadership in campionato. Dovizioso, ho sbagliato le gomme, Dovizioso qualche ora fa era in testa al mondiale, adesso è terzo. Che è rimasto male, però non troppo. Abbiamo pagato la scelta della gomma morbida dietro, scelta che ho fatto io e mi assumo tutta la colpa. Un rischio, un azzardo, ma nei giorni scorsi aveva piovuto tanto e sull'asciutto non avevamo elementi per essere più sicuri della decisione. Peccato, però ci sono stati momenti in cui andavo più forte di Maverick e Valentino, anche al termine di questa gara per noi arrivano cose buone, da tenerci strette. Marchi in Germania è imbattibile, va bene. Ma noi in campionato ce la possiamo giocare. Motogp, Germania casa Marquez, ottava vittoria al Sasenring. Folger una giornata fantastica meno per Jonas Folger, pilota di casa e battuto di soli 3 secondi dal campione del mondo in carica. Una giornata fantastica, da non crederci, ho dato il 110 e sono stato anche in testa per alcuni giri, che esperienza. Dani Pedrosa se la ride, un podio è sempre bello, ma dopo il warm-up di stamani pensavo di avere un passo anche migliore. Petrucci, non stavo in piedi, Danilo Petrucci dopo il podio di Asse nelle belle qualifiche di ieri, ha chiuso solo 12 grado. Tutto molto strano, fin dall'inizio sembrava di guidare con un rimorchio attaccato dietro, non riuscivo ad aprire il gas ma soprattutto a restare in equilibrio. La gomma dietro se n'è andata presto, a quel punto ho pensato solo ad arrivare in fondo, non ci voleva, mi dispiace per la squadra che ha lavorato tanto in questo fine settimana. Valentino, un sorriso dolce e amaro, non posso essere contento di un quinto posto, perché io devo sempre puntare al podio. Ma visto come erano andate male le cose in tutto il fine settimana, eppure stamani nel warm-up, allora dico, più di così non si poteva fare. Il bicchiere è mezzo pieno. Un quinto posto può andare. Mi spiace aver perso la lotta con Maverick per la quarta posizione, ma lui ha guidato un pochino meglio di me ed era più veloce di un paio di decimi. La Germania non ha portato fortuna. Durante le prove mi si è fermata 2 volte la moto, e naturalmente era quella con il telaio che volevo io. La gomma media è stato un azzardo, però è andata bene. Se avessi avuto solo 20 secondi di più il sabato, con la gomma dura, avrei potuto partire meglio in griglia. E giocarmela con Pedrosa. È stata una gara complicata, dice. Una battaglia col coltello tra i denti, dal primo all'ultimo giro, non ho avuto neppure il tempo di togliermi la visierina. In classifica scivola dal terzo al quarto posto. Ho perso una posizione, però siamo tutti lì, sono a 10 punti dal primo. E il nuovo telaio funziona. Se avessi usato quello dell'inizio di stagione, sarebbe stato un altro disastro. Invece abbiamo salvato la pelle. Questo invece va bene, anche se abbiamo ancora un po' di paura a fare certe modifiche.